Amici del calcio a 5, buonasera e benvenuti all'ottavo appuntamento con Zona Futsal, l'approfondimento sul mondo del calcio a 5 a cura della redazione di Radio 0.0. Anche in questa puntata, questo ottavo appuntamento, affronteremo le tematiche riguardanti il campionato di Serie A femminile e quello di Serie B maschile con una piccola sorpresa nel finale. Parlavamo di Serie A femminile e non possiamo partire dal derby vinto dal Bitonto per 8 reti a 2. Il, per quanto riguarda la maschile invece parleremo della ripresa del campionato con il Futsal Bitonto che affronterà in casa il San Michele. Un passo alla volta e partiamo immediatamente con, con la femminile e lo facciamo trattando la tematica con un ospite davvero d'onore direttamente dal Bitonto Caccia 5 Femminile Chiara Pernazza buonasera buonasera a tutti buonasera Chiara e benvenuta qui a zona, a zona futsal e allora non, non perdiamoci in, in chiacchiere Chiara e passiamo immediatamente a guardarci quella che è stata la rotonda vittoria del Bitonto di sabato scorso nel derby contro il, il giovinazzo un 9 a 2 senza storia un 9 a 2 che ancora una volta certifica la forza di questo Bitonto un 9 a 2 che permette allo stesso Bitonto di rimanere nella scia del Pescara sì, diciamo che è stato un derby e come tutti i derby è, è stato tosto. È, non a caso, la partita è iniziata con un piede un po' a, a nostro sfavore. Ecco. È, siamo state brave a non perderci d'animo, a riprenderla, e poi insomma, grazie anche all'aiuto del Mister nell'intervallo che ci ha, si è fatto sentire, diciamo, l'abbiamo ripresa. nel secondo tempo, abbiamo tirato fuori il vero bitonto. Ecco. Chiara, l'avvio ho un po', un po' contratto dovuto forse al, alla sosta per, per le nazionali, al, al fatto di questi, di questi voli magari che hanno un po' scombussolato la settimana lavorativa o il classico approccio sbagliato alla gara? Ascolta, magari un po' tutte e due perché in realtà sono un paio di settimane che comunque manca qualcuno, comunque non riusciamo ad allenarci eh, al completo, quindi magari questo si è fatto sentire, però devo dire che in realtà la settimana eh, di preparazione alla partita abbiamo fatto, anche, abbiamo fatto una bella settimana di allenamento per cui... Eh, magari è stato più un approccio sbagliato, e un, un calo di concentrazione probabilmente nei, nei, nei due gol perché poi fondamentalmente credo che abbiamo avuto comunque il pallino del gioco, loro sono state brave a metterla sul piano delle ripartenze, eh, date le poche rotazioni che avevano, quindi diciamo che ci è andata bene, eh, magari sarebbe stata una partita diversa con il loro roster al, al completo, però ecco... Eh, abbiamo fatto bene, abbiamo guadagnato i tre punti, abbiamo vinto il derby, quindi va bene così. Per quanto possa sembrare paradossale, chiaro, affrontare le squadre che sono in emergenza eh, comporta forse delle maggiori difficoltà perché si compattano, fanno gruppo e ci mettono ancora più l'anima in campo. Sì, ma sai cosa che ho notato in realtà tutte le squadre quando affrontano noi o comunque che magari quest'anno... Sulla carta abbiamo un, una squadra competitiva, vengono tutte con un piglio diverso, con una cattiveria in più, una grinta che magari con altre squadre si permettono tra virgolette, il lusso di, di non avere. Per cui, eh, questa è una, una costante notata in tutto il campionato. Quindi, ogni, questo a testimoniare il fatto che ogni partita è, non è mai scontata e se non l'approcciamo in modo corretto la rischiamo. Ecco. Chiara, quello che ancora una volta sorprende, ma è una, una meravigliosa conferma, è la forza di questo bitonto. Un bitonto che, anche come hai detto tu in, in precedenza, magari parte col, col piglio sbagliato alla gara, ma poi si riprende alla grandissima e diventa un uragano inarrestabile. Uh, tu che ormai sei da due anni qui a, qui a Bitonto, secondo te dove, dove radica le proprie radici questo, questo sentimento prettamente guerriero? Ascolta, vabbè, devo fare una differenza rispetto all'anno scorso, nel senso penso siano cambiate un po' di cose. Quest'anno abbiamo una grandissima qualità individuale, eh, ma un buon gioco di squadra dovuto al lavoro che facciamo costantemente con il mister. Quindi penso che si è creato più un equilibrio da questo punto di vista eh, squadra e individualità. Questo è il punto di forza, senz'altro. Poi la forza del gruppo, magari nei momenti difficili, si fa sentire, quindi eh, riusciamo magari a tirarci su anche in situazioni spiacevoli. Ecco. Hola, la gara di sabato si è giocata nel Palapansini di, di Giovinazzo, il Palapansini di Giovinazzo, che è anche la casa del, del nostro ospite via streaming di, di questa sera, il direttore sportivo del Giovinazzo, Gianni La Direttore, buonasera e benvenuto a Zona Futsal. Buonasera a voi e grazie per l'invito. Direttore, grazie per aver accettato il nostro invito e che effetto fa insomma vedere da fuori questo, questo movimento in casa propria? Eh, guardi, Bitonto è il nostro ospite, eh, ospite al nostro palazzetto, la nostra casa già da due anni, questo è il secondo anno. Si è creata una, una sinergia anche con, sia con la società che con il presidente Intini, eh, una, una sinergia molto bella. Uh, noi abbiamo messo a disposizione il nostro palazzetto, ben volentieri, abbiamo anche concesso degli, degli orari che uh, la società sportiva, il Bitonto Femminile, sfrutta alcune volte, giusto, per, per provare anche il parquet, perché io mi rendo conto, e eh, l'atleta la, lì, il vostro ospite, mi può dare conferma che è molto complicato allenarsi su una superficie e poi giocare su un'altra superficie è una situazione che purtroppo uh, il bitonto femminile porta avanti da due anni però vedo che i risultati arrivano stanno facendo uh, un altro campionato eccezionale come è stato quello dell'anno scorso io mi auguro per loro di, veramente, di raggiungere gli obiettivi che la società si è prefissata a inizio stagione perché sono veramente una squadra molto competitiva. Io le vado a vedere, vado a vedere il Bitonto femminile quando capita, e fino ad ora ha sempre dato spettacolo. Quindi, complimenti a loro perché è veramente una squadra molto forte. Molto, molto forte. Analizziamo quello che è stato l'ultimo turno del campionato di Serie A femminile, e lo facciamo grazie alla regia curata dal magnifico Danilo Vingirulli. Il Bitonto ha battuto per 9 reti a 2 il, il Molfetta femminile nel derby. Il pari tra l'Espina e il Vip. Lo Stat che prova fino all'ultima giornata a risalire la, la china per, per, una, per una salvezza in, in Serie A, per, con la vittoria per 1 0 contro il, il Pelletterie. La vittoria esterna del Rovigo sul Verona per 2 reti a 1. La vittoria questa netta della Città di Falconara per 7 3 contro la Lazio. La vittoria del Ticchitaca Planet per 4 reti a 2 sulla kickoff. E la vittoria rotonda del Pescara per 10 reti a 2 sul, sul fondi, risultati che hanno generato quella che è stata la classifica dopo il ventitresimo turno, che vede il Pescara a quota 61 punti, segue distaccato di due lunghezze il Bitonto a quota 59, 57 punti per il Tikitaka e 56 per il Falconara. Distaccati di, di qualche lunghezza ci sono la Kickoff a quota 39, la Lazza a quota 34, 25 per il Verona, così come per il Vip e per il Pelletterie, 24 per il Rovigo, 21 per il Molfetta ed Irpina. 13 per lo Statte e 1 per il Fondi. Chiara, una ventitresima giornata che non ha deluso assolutamente quelli che erano i pronostici e una classifica che ancora una volta dimostra che ci sono quattro squadre a giocarsi la vittoria, la vittoria finale e altre tante squadre invece che provano a restare aggrappati ai treni playoff e a quelli salvezza. Una serie bellissima, competitiva ed emozionante. Sì, assolutamente. Ci sono, diciamo. A gruppi questa classifica eh, ne parla tanto, nel senso che eh, noi qua, le prime quattro siamo a distanza di pochissimi punti e ancora tutto in gioco, perché comunque ci aspettano altre tre, tre partite importanti che segneranno le posizioni definitive, così come per tutte le inseguitrici tra virgolette. Eh, per, restare, per entrare nei play-off, per eh, lottare, per la salvezza, quindi è un campionato a mio avviso molto equilibrato eh, in, in vari gruppi, ecco, eh, la poca distanza di punti eh, all'interno di quei pochi gruppi si, si, si nota, ecco, lo fa notare. Guardiamoci assieme quello che sarà il prossimo turno, invece. Il ventiquattresimo capitolo di questo campionato di Serie A che vedrà due sfide giocarsi il, il primo aprile, che sono Real Start contro il Pescara e il Bitonto che affronterà a Fiano Romano la Lazio. Domenica invece si comincia con Rovigo contro Irpinia, Vip Pelletterie, Verona contro Kickoff, Molfetta contro Fondi e Tikitaka contro Città di Falconara. Chiara, Attichitak a Città di Falconale è sicuramente uno di quegli scontri in cui bisogna tenere, come si diceva una volta, l'orecchio alla, alla radiolina. Eh, sì, sicuramente la partita di cartello della domenica, eh, che guarderemo senz'altro visto che giochiamo in anticipo, però io direi occhio anche alla nostra partita perché è assolutamente uno scontro da non sottovalutare, la Lazio è a mio avviso in ripresa come... Ultimamente ha ripreso anche alcune giocatrici che all'andata non c'erano, quindi sarà tutt'altra partita. E insomma, dobbiamo tenere altissima la concentrazione per quanto mi riguarda e il Mister lo sa bene. Quindi, confido nel lavoro che faremo in settimana per arrivare lì con tutta la grinta e tutte le motivazioni giuste per portare a casa questi tre punti non facili. Chiara, una Lazio che probabilmente è, dal bien a questa parte uno degli scuoli più difficili da, da, da affrontare per il Bitonto perché è una squadra che fa dell'aggressività fisica il proprio punto di forza e giocando in casa sicuramente diventa una delle trasferte più, più complesse ma allo stesso tempo stimolanti per questo Bitonto in questo finale di stagione Sì, sicuramente sarà una partita un po' diversa rispetto a, alle altre perché sappiamo che la, la Lazio gioca in modo molto fisico, e in modo molto grintoso è la caratteristica principale di questa squadra, quindi dobbiamo secondo me essere preparate tanto a livello mentale nell'affrontare una partita del genere e chiaramente anche dal punto di vista tattico, però quello lascio la parola al mister. Ecco. Quando mancano tre giornate alla fine del, del, del campionato della regular season, prima dei, del, del pool scudetto, Chiara, quanto diventano pesanti i punti, ma soprattutto quanto diventa pesante reggere la pressione di questi punti da conquistare? Eh, sappiamo benissimo che non possiamo permetterci passi falsi, eh, non possiamo perdere eh, punti per strada, eh, nonostante comunque ci aspettiamo tre partite eh, molto impegnative. Eh, dobbiamo Tirare fuori il meglio perché adesso ci aspettano, a parte le partite di campionato, la coppa e successivamente i playoff, insomma eh, il rush finale è iniziato e quindi dobbiamo assolutamente farci trovare eh, sul pezzo. Ecco. Chiara, dal punto di vista personale invece sei da due anni qui, qui a Bitonto. E al netto di quelle che sono state le tue due stagioni qui a Bitonto in, in Serie A c'è un particolare non di poco conto che per un atleta, secondo me, è fondamentale. È bellissimo l'esperienza in nazionale. Che ricordo ne porti? Che, che esperienza è stata la sensazione, insomma, per chi parte dalla Sicilia, dalla, da una cittadina, o meglio per così dire, da una città come, come Ragusa e poi arriva a vestire la maglia della nazionale in un movimento comunque complesso che mh, da anni porta dietro con sé una, una scia di di pregiudizi e di barriere mentali, insomma, che sarebbe anche il momento di abbattere quanto è, è bello. Tanto, tantissimo. Eh, era un, un sogno in realtà, eh, una cosa che aspettavo da anni, da, da quando calcavo i campi del regionale. Per cui raggiungerlo è stata un'emozione forte. Far parte del gruppo nazionale, del partire per la spedizione in Portogallo, per le qualificazioni europee, è stato comunque un, un bel traguardo. Eh, una bella parentesi eh, devo tanto al bitonto perché l'anno diciamo grazie alla stagione comunque che ho, ho, abbiamo svolto ho svolto l'anno scorso è arrivata questa convocazione quindi eh, senz'altro tutto positivo speriamo di magari riavere altre parentesi e, chi lo sa eh, comunque fare il meglio possibile per ottenere buoni risultati sia a livello di club che anche della nazionale che comunque sta facendo grandi passi avanti. Grandissimi, grandissimi passi avanti, gli stessi passi avanti che sta facendo e ci rientriamo adesso in quella che è la parte maschile del programma, il Futsal Bitonto, chiamato a tornare in campo sabato prossimo per affrontare il San Michele a caccia di punti fondamentali per confermare quella che è la zona playoff. Per alla regia di mandare in onda quello che è stato l'ultimo, o meglio, il prossimo turno del campionato di, di Serie B che vedrà il Taranto ormai già, già vittorioso sfidare il Dream Team Palo del Colle, anche esso vitto, vittorioso ormai di questa, di questa stagione il Futsal Bernarda che affronterà in casa l'Alma Salerno, il Bitonto che ospiterà il San Michele il Città di Potenza che affronta il Castellana, la Diaz che affronta il Monopoli ed il Pisticci che va a fare visita al Futsal Noci Direttore la Sorsa, un girone giri Serie B che si conferma ostico e forse uno dei più equilibrati fino a questo momento. Sì, decisamente, anche se le tre squadre, diciamo Taranto, Palo e anche il San Michele, bene o male, penso che oltre al Taranto e al Palo già, già in, in a2, penso che al San Michele basti poco per poter raggiungere eh, l'obiettivo. Auguro sabato che sia un'ottima partita perché ho amici sia a San Michele che, che lì a Bitonto, nel, nella persona soprattutto del direttore Vito Cozzella. Uh, un campionato molto difficile, molto ostico e mh, molto bello perché sicuramente i playoff saranno, saranno un campionato a parte dove il Bitonto può sicuramente dire la sua. Insieme ad altre squadre come possono essere i Monopoli, la Diaz, che comunque ha un roster importante, uh, un campionato molto affascinante. Sì, sicuramente uno dei più equilibrati del, de, della, Serie B, della Serie B nazionale. Sicuramente. Direttore, la Serie B è il, è il passo che precede la, la A2, una categoria che lei, che lei conosce bene. Se dovesse dare un consiglio a qualsiasi roster del campionato di Serie B che vuole tentare il salto in A2, che consiglio darebbe? Uh, guardi, il problema uh, negli ultimi anni è purtroppo la, la, la riforma, che secondo me è stata un po' avventata. per un, Questo è il mio, il mio pensiero. Perché è stata molto drastica la riduzione è stato la riduzione dei, dei non formati, eh, il numero dei non formati. Quindi si è, eh, dovuto, eh, si è dovuto per forza, di, forza di, di cose, attingere anche nelle categorie inferiori dove sicuramente ci sono giocatori bravi. Però il campionato di A2 o addirittura il prossimo anno il campionato di serie A2 Elite. Um, sia da un punto di vista organizzativo sia da un punto di vista di roster hai bisogno di gente che lo faccia per, uh, per professione perché la doppia seduta ha, ha un'importanza specifica rispetto alla seduta soltanto di tre allenamenti a settimana o, o per chi può i, i quattro allenamenti quindi bisogna porre le basi un po' alla volta, perché secondo me raggiungere immediatamente obiettivi importanti può essere, eh, uno si può, fa, fatemi passare il termine, si può scottare, però vedo che Taranto comunque la 2 l'ha fatta, Palo ha una società molto, eh, molto forte, molto, molto importante, San Michele ha fatto la 2, poi c'è gente esperta come... Il, il presidente Spinelli, sicuramente, e non, non nascondo anche la Diaz, la gente importante. Il mio amico Vito Cozzella, sicuramente è una persona molto preparata, molto, molto in gamba. Uh, però è una categoria completamente diversa da quella della serie B, uh, sia per costi di gestione, sia per trasferte, sia per organizzazione proprio societaria. però ci sono società importanti che sicuramente possono reggere il ritmo. Guardiamoci assieme alla regia quella che è stata la classifica maturata dopo l'ultimo turno e prima del, del prossimo turno con una leggerissima modifica, una classifica che vede il Taranto primo con 53 punti, il Dream Team Palo secondo con 49 e terzo il San Michele a quota 41. Diazza a quota 38, Monopoli a quota 36, Bitonto a quota 30, Castellana 29 punti, 24 per il Potenza, 22 per il Bernalda, 22 per il Noci, 19 per il Senise, 6 per il Pisticci e 3 per l'Alma Salerno. Direttore a questa classifica bisogna aggiungere un punto al San Michele e un punto al, al Noci, quindi 42 per il San Michele e 23 per, per il Noci. 42 punti per il San Michele, in un certo senso, rappresentano quasi una, un ultimissimo sforzo per, per la 2. Ma sabato c'è vitonto San Michele. Da un lato il passo per la 2, dall'altro il passo per restare nei playoff. Gli ingredienti per un match rovente ci sono davvero tutti? De decisamente sì, anche perché comunque sono due roster ben attrezzati. Anche il Vitonto diciamo. Ha avuto delle difficoltà iniziali, però la, il lavoro di, di, di Mister Di Bari si, si vede. Ha un roster importante con gente importante. Uh, devo essere sincero: i due stranieri che ha il Bitonto io non li conoscevo. Me ne ha parlato molto bene anche eh, il direttore Vito Cozzella. però gli italiani uh, si conoscono, da, sia da Di Benedetto che comunque importa ha esperienza di categoria superiore per tanti anni. Ferdinelli è una, è una sicurezza per, per la Serie A2, figuriamoci per la Serie B. Uh, San Michele, d'altro canto, ha giocatori importanti, in particolar modo uh, diciamo anche Pablo Gonzalez che è stato con noi a Giovinazzo per un anno, Bogdan è stato con noi a Giovinazzo, uh, ci sono giocatori anche di esperienza. È un, sarà una bella, una bella lotta. Sarà sicuramente una bella lotta. Sarà, Io mi auguro che entrambe che... le società possano raggiungere i loro obiettivi. Chiara, vedendolo da fuori questo bitonto maschile, che, che sensazione ti fa? Che, che, che effetto ti fa? Eh, in realtà devo essere onesto, ho seguito inizialmente poco, poi comunque mi capita di vedere magari highlights, eh, roba del genere. Eh, vedo che sono una squadra molto competitiva, in realtà non credo che la posizione in classifica sia del tutto eh, onesta o comunque che rendi giustizia, renda giustizia, quindi mi auguro che possano risalire un po' e vincere qualche scontro importante. Lo scorso anno fra le file del Bitonto militava in, in difesa un certo Rafinha Lanziotti, un Rafinha Lanziotti che lei direttore La Sorsa conosce benissimo perché è il responsabile tecnico di questo giovinazzo. Direttore, un giovinazzo che in questo momento staziona all'ottavo posto in classifica, retoci dalla sconfitta per 6 a 1 contro il Sigur Lube, Ma un giovinazzo che ha meno 7 punti dalla zona playoff, con 10 vittorie, 6 pareggi e 9 sconfitte. Un giovinazzo dunque ancora in pienissima corsa per quelli che sono i playoff in Serie A2. Sì, diciamo che l'obiettivo stagionale è uh, quello di raggiungere l'obiettivo che si è prefissato la società uh, è quella di raggiungere la serie 2 Elite. Se non dovessimo riuscirci attraverso i playoff, uh, dobbiamo fare di tutto per poter raggiungere tramite i play in. Questa nuova formula che, uh, diciamo, che è stata introdotta quest'anno dalla, dalla divisione calcio a 5, questa nuova categoria che comunque dà uh, sicuramente un'immagine uh, anche importante per il nostro bacino, perché io onestamente, uh, devo esservi sincero, uh, sono contrario ai campanilismi, perché per me se il Bitonto Femminile riesca, riesce a vincere il campionato, lo scudetto, sono una persona felicissima, perché fa parte del, del, nostro, del nostro territorio come può essere noi in A2 Elite, o il Bitonto, il, il Palo, quindi lasciare un po' da parte questi campanilismi, secondo me, sciocchi, e, e guardare avanti quello che il territorio ci, ci, ci offre. Quindi io mi auguro anche per noi qui a Giovinazzo di poter raggiungere l'obiettivo prefissato dalla, dalla società. Sicuramente stiamo attraversando un periodo non molto felice, però io sono convinto che la squadra risponderà già da sabato prossimo, con una partita molto delicata in casa con, con i Manfredonia. Direttore, guardando alcune foto mandate in, in onda e parlando anche con il mister Raffinia Lanziotti, si nota un particolare che direi è fondamentale in, in questa stagione, ossia il lancio e la crescita dei giovanissimi talenti. E per lei, insomma, che è direttore sportivo, quanto è motivo d'orgoglio sapere di poter contare su dei ragazzi giovanissimi per una categoria così tosta e competitiva come la 2? Questo, questo è, un, diciamo, uno, è uno dei nostri fiori all'occhiello all perché, uh, per esempio, il nostro portiere Ander, uh, che comunque ha fatto tante partite anche in A2 per, uh, per varie vicissitudini del portiere titolare, è stato convocato nel main round della della Nazionale Under 19, il nostro Alessandro Lanotte, uh, due ragazzi, Flavio Fanfulla e Pio Marolla sono stati convocati al Futsal Cup, quindi è prova di diciamo di crescita da parte di tutta la società, perché bisogna cercare di attingere quanto più possibile dal proprio uh, settore giovanile, sia per abbassare i costi, ma non solo per quello, perché logicamente un un, un ragazzo del territorio è, 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 è soddisfazione per, per la società, sicuramente. Conosce il peso della maglia che indossa, direttore? Sì, decisamente sì. Eh, conosce il peso della maglia che indossa. Eh, noi abbiamo dei veterani nella nostra squadra che eh, non sono mai andati via da giovinazzo, tranne un, un anno, due anni per varie vicissitudini anche lavorative però poi la terra come posso dire eh, chiama quindi giovinazzo diciamo, è, eh, punta molto sul settore giovanile perché ha dato sempre dei, degli ottimi risultati e, e stiamo, stiamo percorrendo questa, questa strada anche questa strada Grazie mille direttore per essere stato qui con noi e per averci porso, eh, porso il suo sguardo Super Partes sia sul girone di Serie G del campionato di Serie B sia sulla, sulla Serie A2. Grazie mille direttore. Grazie a lei, grazie a voi. Buona serata, buon Era. proseguimento e faccio i complimenti a Pernazza per il suo ottimo campionato e per la convocazione nazionale. Buonasera direttore. Buonasera. Chiara, parlavamo di giovani, giovani talenti e il Bitonto femminile, questi giovani talenti ce li ha, ce li ha in casa perché c'è una, una junior che sta facendo favilla nel proprio girone. Stavo pensando proprio a questo, e in realtà sono orgogliosa e felice che abbiano dato finalmente spazio e importanza al campionato Under 19. E abbiamo una squadra. Eh, di tutto rispetto a mio avviso con eh, ragazze che stanno crescendo, eh, stanno crescendo bene, che ci danno una mano anche in prima squadra, negli allenamenti, e eh, sono sempre pronte, quindi onore a loro e soprattutto hanno una grandissima insegnante che è Lusi, eh, quindi non, quasi mi metterei io al posto loro per, <ride> per essere allenata da Lusi. E penso sia veramente un, un bell'ambiente bell che si è creato anche a livello di Under 19. E questo merito a, alla società, al Bitonto Calcio 5, che ha lavorato anche per, su quest'ottica. Ecco. L'ottica futura, futura, futura come i prossimi impegni che vado ad elencarvi delle squadre bitontine, il Bitonto Calcio 5 femminile sarà impegnato sabato 1 aprile contro il, la Lazio in trasferta. A Fiano, a Fiano Romano mentre il Bitonto maschile, il Futsal Bitonto sarà impegnato sempre sabato pomeriggio però alle ore 16 in casa contro il, il San Michele due appuntamenti in roverdi, due appuntamenti da non perdere, due appuntamenti che racconteremo la prossima settimana sempre qui a zona Futsal. Io ringrazio cara Pernazza per essere stata grazie qui con noi. Grazie a voi, noi. grazie Danilo e vi ringrazio ancora una volta per averci scelto di seguire questa sera e vi rinnovo il mio invito alla prossima settimana con tantissime nuove tematiche e con la stessa passione di sempre